La situazione attuale ci richiede, per essere più vicini ai bisogni dell'utenza, di utilizzare le nuove tecnologie per la nostra professione. Il codice deontologico, nell'articolo 5, però, ci ricorda che dobbiamo essere competenti ed adeguatamente formati negli strumenti che utilizziamo nella nostra pratica professionale. Allora, in tal senso, le linee guida del CNOP ci vengono in aiuto, fornendo quelle indicazioni complete e sintetiche per darci una base entro cui muoverci. Ad esempio, viene trattata l'adeguatezza, l'etica, il consenso, alcuni accenni legali che ci possono essere utili per capire qual è la cornice entro cui muoverci. Per approfondire e dare qualche indicazione in più, può essere utile un piccolo ABC dello psicologo online. Partiamo con come prepararci a questa nuova avventura. Quindi, che cosa possiamo fare come prestazione attraverso i canali digitali? In realtà i servizi che possiamo erogare sono quelli che eroghiamo anche nella pratica in presenza, quindi ad esempio l'ascolto, la consulenza, il supporto psicologico, ma anche la psicoterapia online, come le più recenti linee guida confermano. Per farlo dobbiamo scegliere quali strumenti tecnologici utilizzare, quindi dotarci di un device che abbia una webcam, può essere un cellulare, un tablet o anche un computer. L'importante è che ci garantisca una buona qualità audio e anche una risoluzione video adeguata a rendere fluida l'esperienza del nostro cliente. Dobbiamo anche essere dotati di un impianto di sicurezza dei dati, perché come sappiamo utilizzando il canale online questi vengono trasmessi, quindi solitamente i nostri computer consentono di proteggere anche i dati che vengono trasmessi. La banda che dobbiamo avere deve essere superiore a 2 mega come possibilità di connessione di rete, perché questo garantisce una buona qualità appunto della trasmissione di tutti questi dati nel canale online. Come contesto entro cui fornire l'erogazione della nostra prestazione, possiamo scegliere diversi strumenti. Ad esempio, un canale classico che viene utilizzato da molto è quello di Skype, a cui si sono aggiunti ad esempio Zoom o una versione a pagamento molto prestante che è quella di WebEx. Esistono tanti altri contesti entro cui proporre consulenza online. Teniamoci aggiornati con curiosità e con attenzione circa le potenzialità di ogni strumento, che si devono adattare allo scopo che abbiamo. Ad esempio, se dobbiamo fare una psicoterapia di gruppo, utilizzeremo qualcosa che ci consenta di ospitare più persone. WhatsApp in quel caso potrebbe non essere utile perché ospita fino a 4 utenti in questo momento, mentre potrebbe essere utile Skype. Questo varia anche se dobbiamo presentare del materiale, quindi se stiamo facendo una consulenza che ci richiede anche la proiezione di slide, forse sarà più comodo Zoom, oppure setteremo l'utilizzo di questi contesti digitali sulla base delle nostre necessità. Un altro momento che va preparato è quello del pagamento. Dobbiamo sapere quali sono i canali con cui possiamo ricevere i pagamenti. Quello suggerito è l'home banking, che consente al cliente di non doversi recare in banca ma può farlo comodamente da casa, e inoltre è rispettoso di quella che è la normativa per la detraibilità delle spese sanitarie, che richiede un pagamento tracciabile, quindi è la cosa più comoda in questo momento. Dobbiamo capire anche se vogliamo adeguare la tariffa online alla prestazione in presenza oppure se intendiamo variarlo. Su questo la comunità professionale sta ancora discutendo, quindi ogni professionista è libero di scegliere quello che è più adatto secondo la propria idea di prestazione. Un altro tema su cui dobbiamo essere pronti è quello della modulistica e della documentazione che andiamo a proporre alla nostra utenza. Noi dobbiamo sicuramente dare un preventivo, dobbiamo far firmare il consenso informato e anche fornire un documento della privacy ai sensi del GDPR. Per fare questo possiamo creare un PDF e inviarlo al nostro cliente.
Oppure possiamo anche audio registrarlo, farlo video registrare al nostro cliente stesso. L'importante è che all'interno di questi moduli ci sia un riferimento alla registrazione, perché con questi strumenti è molto più facile registrare senza che l'altra persona se ne accorga, piuttosto che quello che avviene in studio, naturalmente. Allora, prendiamoci un attimo per chiarire questa cosa anche col nostro cliente. Perché possiamo anche voler registrare la seduta o l'incontro o la consulenza, però questo deve essere chiarito in maniera molto puntuale. Ora che noi siamo pronti, pensiamo a come preparare il nostro cliente e veniamo alla B del nostro ABC dello psicologo online. Allora, senz'altro dobbiamo stare molto attenti a curare la relazione. Utenti potrebbero sentirsi spaventati all'idea di cambiare modalità. Dobbiamo cogliere le loro resistenze e le barriere all'uso, spiegandogli come rendere più facile questa modalità di interlocuzione. E per farlo abbiamo anche dei materiali che ci vengono pubblicati dai siti degli ordini professionali o ad esempio dal CNOP con gli atti tipici per portare delle evidenze circa l'efficacia e le modalità di utilizzo di questi strumenti tecnologici. Quindi questi sono dei documenti informativi che possiamo senz'altro utilizzare anche per tranquillizzare e per rassicurare i nostri clienti. Possiamo rassicurarli anche dandogli delle comunicazioni molto chiare e precise. Il consiglio è quello di scrivergli nero su bianco tutto quello che è necessario. Questo gli consente di leggerlo più volte. Quindi in una mail racchiudere tutte le informazioni necessarie. Naturalmente, se la nostra utenza non fosse così avvezza all'utilizzo delle email e si avvicinasse solo ora al mondo delle tecnologie, possiamo usare anche il contatto telefonico per spiegargli i primi approcci e per dargli un'indicazione di massima e accompagnare le persone che seguiamo anche in un'alfabetizzazione nell'utilizzo di questo canale di relazione. Quindi, nella nostra comunicazione stiamo attenti al canale che utilizziamo, che sia adeguato, al tone of voice che utilizziamo. Quindi, anche se siamo nel mondo digitale, quindi anche se gli stiamo scrivendo una mail, in realtà è una comunicazione che entra assolutamente nella nostra relazione consueta con il nostro cliente o paziente. Dobbiamo dargli delle indicazioni che gli permettano di sentirsi sicuri e di governare un po' il più possibile il contesto nuovo in cui si trovano. Quindi diamo gli indicazioni circa quali sono le dotazioni che devono avere, quindi il setting, diamo gli indicazioni anche sul contesto in cui devono trovarsi per svolgere l'incontro con noi, il più possibile riservato, senza la presenza di familiari o persone che entrino, quindi dedicarsi uno spazio, come d'altra parte hanno uno spazio dedicato quando vengono in studio. E questo è molto importante sottolinearlo per evitare che accada qualcosa nelle fasi successive, negli step successivi. Quindi ci occupiamo del setting, del patto psicologico col nostro cliente o paziente, come avremmo fatto in una relazione in presenza, però stando appunto attenti ad avere alcuni accorgimenti perché la relazione virtuale manca di alcuni indicatori come la prossemica e il non verbale. Quindi consideriamo anche questo quando noi andiamo a dare tutte le informazioni al nostro cliente. Molto importante è anche il fatto di essere pronti in caso di situazioni critiche o di emergenza. Quindi avremo a disposizione un elenco di strutture che possano aiutare e supportare la persona che stiamo seguendo in una fase critica. Questo perché ricordiamoci che noi non siamo presenti, quindi non possiamo gestire alcuni aspetti che potrebbero emergere in maniera molto forte. Allora, dotiamoci di questo elenco aggiornato il più possibile e di facile reperibilità nel momento in cui siamo in seduta o nell'incontro con il nostro cliente o paziente. Ora che questa dimensione è più chiara, possiamo anche passare a degli aspetti più logistici. Ad esempio, il nostro cliente come fa
a darci il consenso informato. Dobbiamo aiutarlo in questo, no? Dobbiamo dargli tutte le informazioni necessarie, così come avremmo fatto in un incontro in presenza. Quindi suggerirgli degli strumenti che può utilizzare. Se ci viene più facile farlo attraverso il telefono, possiamo anche utilizzare una ridondanza delle informazioni. L'importante è che sia efficace per il nostro scopo e noi questo lo sappiamo fare molto bene, data la professione che svolgiamo. Possono accadere anche degli eventi, delle situazioni impreviste o che creino un po' di disagio e macchinosità nella fluidità della relazione attraverso strumenti che mediano appunto l'incontro tra professionista e utente. Allora, le situazioni più tipiche sono quelle di una scarsa connessione di rete, di una difficoltà nel settare gli orari. Ad esempio, con questa situazione di smart working è possibile che i nostri utenti perdano di vista il calendario, l'orario, che ore sono. Per fare questo ci vengono in aiuto gli strumenti tecnologici attraverso la pianificazione della chiamata, che è un servizio che offre Skype, ma anche la pianificazione dei meeting attraverso Zoom o Webex. È molto utile questo strumento, e anche intuitivo da utilizzare. Un altro possibile problema che potremmo sperimentare è quello di una scarsa luminosità nella stanza dove il nostro utente sta svolgendo la seduta, quindi diciamoglielo in anticipo di avere un'adeguata luminosità, di non avere finestre alle spalle o fonti di luce alle spalle, perché questo coprirebbe il volto e noi perderemmo ancora di più degli indicatori che invece in una situazione di consulenza a distanza ci servono. Abbiamo già parlato anche della necessità di riservatezza durante la prestazione, quindi invitiamo il nostro cliente, il nostro paziente a informare che ha bisogno di un po' di privacy, di non essere disturbato per un certo spazio temporale. Altre problematiche che possono avvenire sono appunto legate all'interruzione della seduta per telefonate, persone che entrano nella stanza. Ricordiamoci che quando il cliente si reca nel nostro studio, il contesto lo aiuta a capire che deve mettere in atto una serie di comportamenti. In questo caso, il contesto in cui lui si trova è quello proprio e familiare, quindi dobbiamo aiutarlo a settare un ambiente che sia consono all'attività che andiamo a svolgere insieme. Questi sono un po' i casi più tipici in cui possiamo avere delle difficoltà, quindi gestite in anticipo probabilmente non si presenteranno neanche come elementi disfunzionali, ma anzi saranno un modo per approfondire la relazione con il nostro cliente e per gestire e coordinare al meglio la nostra attività professionale. Altri casi sono possibili, ma sicuramente la sensibilità di ciascuno aiuterà a risolverli al meglio. Con questo ABC l'intento è di dare delle indicazioni di base, poi naturalmente tutto questo andrebbe approfondito. Ci sono tanti studi in merito e si può rimandare senz'altro alle indicazioni che si trovano sui siti degli ordini professionali e sul sito del CNOP. Grazie a tutti.